La Chiesa Cremita di Cristo Re a Camucia è l'emblema della grande commozione che ha accompagnato l'addio a Francesco Sandrelli, il 53enne cortonese che ha lottato per oltre un mese con le gravissime ustioni provocate dall'incendio della sua auto lungo il raccordo romano, ripreso da un cellulare e poi pubblicato indegnamente online con commenti raccapriccianti. L'autore del video potrebbe essere accusato di omissione di soccorso. La famiglia Sandrelli oggi è stata accolta con affetto e rispetto a partire dal vescovo emerito di Lucca, Don Italo Castellani. Vorrei esprimere anzitutto con un abbraccio di tutti la nostra vicinanza affettuosa ai genitori di Francesco. Illuminanti le parole del parroco di Tegoleto, Gianmarie Catantù. Dov'è l'onnipotenza di Dio? Dov'è la sua perfezione? Perché Dio non interviene in certe situazioni intollerabili? Il sacerdote, amico di famiglia, ha ricordato le sue doti artistiche con numerose esposizioni all'estero. Francesco soffriva di una cosa. Questa società non gli piaceva. Una società piena di pregiudizi. Una società dove prevalgono individualismo, esclusionismo, indifferenza. Chico l'ha vissuto anche nell'ultimo momento della sua vita. Non siamo più umani.